per la prima edizione del premio giornalistico Enzo Aprea premia per la costante dedizione alla sua professione di giornalista impegnato, per la serietà intellettuale nel rapportarsi a persone e istituzioni, per l'attenzione nei confronti dei fatti e delle vicende del territorio. Si consegna il premio al dottor Dario Ricciardi. Allora. E Dario Ricciardi, giovane giornalista emergente di Torre Annunziata, il vincitore della prima edizione del premio giornalistico Enzo Aprea, voluto dall'associazione Ex Aluni del liceo Gaetano De Bottis di Torre del Greco, con il patrocinio dell'Ordine dei Giornalisti della Campania. È molto bello chiudere la formazione qua, Dario. È molto bello, soprattutto ringrazio la Prese che è un cano di iniziative, di cose da fare, e se è bella questa sinergia tra giornalismo e scuola che dobbiamo perseguire con costanza. Io posso dire solo ai ragazzi, in questo momento storico dove il giornalismo vive in una fase di stasi totale, scrivete di tutto, scrivete soprattutto dall'emozione, è importante che voi curiate molto l'attacco, l'incipit del pezzo, perché se fate l'incipit pregnante, lo chiamo io, avete già fatto il 90% del lavoro. Credo che sia doveroso anche una menzione per un maestro che ho avuto l'onore di conoscere e che ci ha lasciato questo poco fa, Mario Sconcerti, che ricordo con grande piacere, quando ho avuto l'onore di conoscerlo a Sky, lui mi disse una cosa: buonanotte, devi partire dalla verità, dobbiamo partire da qui per volare lontano, perché si può volare lontano e dobbiamo volare lontano, però dovete crederci e dovete andare al cuore dei fatti, questo è il primo ingrediente per volare alto, e voi lo dovete e potete fare. Vi auguro il meglio e vi auguro un futuro fulgidissimo di soddisfazione. Grazie Dario. Martedì 20 si è svolta nell'aula magna della scuola la cerimonia di premiazione. Nella continuità con Enzo Aprea, perché come lui tu oggi sei un giovane modello per tanti giovani ai quali dai la forza, la fiducia e dai la speranza di credere nella bellezza di questa professione. Grazie Dario. Una serata ricca di emozioni che ha visto protagonisti anche i giovani giornalisti in erba degli istituti superiori cittadini che hanno partecipato al concorso promosso dagli ex alunni. Il presidente dell'Ordine, Ottavio Lucarelli, ha spiegato le motivazioni del premio e degli altri riconoscimenti consegnati nel corso della serata a giornalisti che si sono distinti per il loro impegno sul territorio. Dario Ricciardi, un collega di Torre Annunziata, un bravissimo collega, che è stato anche lui relatore in alcuni corsi, molto impegnato sul sociale, un collega laureato, molto in gamba, molto bravo nella scrittura. E poi ci sono dei riconoscimenti a Giuseppe Sbarra come decano dei giornalisti di Torre del Greco, poi c'è Antonella Lo Sapio, il direttore di TV City, che è premiata proprio per l'impegno suo sul territorio vesuviano. Sappiamo com'è importante in tanti territori diciamo che ci siano televisioni che raccontano, che denunciano, è molto importante, affiancati ovviamente poi alle altre forme come la carta stampata e le altre forme di comunicazione. Poi Salvatore Perillo è appunto che il portavoce del sindaco e che anche lui è un collega ormai giovane ma già esperto, che è stato un po' assieme a Antonella Lo Sapio un po' insomma l'ideatore di questa iniziativa e di questa bella sinergia che mettiamo sul territorio. È bello comunque chiudere il triennio di aggiornamento professionale dei giornalisti proprio a Torre del Greco. Noi ci tenevamo ad essere presenti a Torre del Greco ed è bello poi esserci in questo momento, e ne approfittiamo anche per fare gli auguri di Buon Natale a tutti.
spronare i giovani a coltivare passioni e talenti, investendo sulla formazione, promuovere la scrittura e la lettura in un momento in cui la professione del giornalista vive una fase di grande cambiamento. Soddisfatte ed emozionate, la presidente dell'associazione Carla Laverde e la dirigente del De Bottis, Letizia Spagnuolo. Il concorso è stata una sfida attraverso la quale loro hanno dimostrato di voler osare, di voler cimentarsi, forse in qualcosa su cui non avevano necessarie cognizioni, ma ora questo incontro con i giornalisti, con l'ordine dei giornalisti, con i giovani giornalisti torresi, per noi è importantissimo perché rappresenterà per loro una sorta di spiraglio. Sono ragazzi di quinta, noi ci auguriamo che si appassionino a questa attività, perché Torre del Greco è una fucina di menti belle, operose, attive, lo dimostrano i nostri due ragazzi, Salvatore e Antonella, permettetemi di chiamarli così perché sono ex alunni, che hanno voluto tantissimo questa manifestazione. Ho avuto modo di incrociare lo sguardo dei ragazzi che hanno partecipato al concorso, i ragazzi dell'Istituto Degni, dell'Istituto Pantalè, dell'Istituto Nautico, ovviamente anche i ragazzi del liceo De Bottis, e i loro occhi esprimevano un grande entusiasmo, si sono messi in gioco. Questo è per me motivo di grande soddisfazione. L'associazione Ex Alunni, capitanata da Carolina Laverde, è sempre attiva per tante belle iniziative. Due le menzioni speciali che hanno arricchito e corredato la cerimonia delle premiazioni: al giornalista Giuseppe Sbarra, decano dei giornalisti di Torre del Greco, per la fulgida e lunga carriera consolidata negli anni, e alla giornalista Antonella Lo Sapio per l'impegno, la passione e l'entusiasmo che caratterizzano la qualità del suo impegno professionale. Premio giornalistico Enzo Aprea, prima edizione. L'associazione Ex Alunni del liceo De Bottis di Torre del Greco, per l'impegno profuso negli anni a favore della sana e attenta comunicazione, per la fulgida carriera di giornalista, per l'encomiabile spirito civico. Consegno tale targa al dottor Giuseppe Sbarra, 20 dicembre 2021. Antonella Lo Sapio, una combattente. Antonella, io la definisco una combattente, perché sinceramente creare una TV, portarla avanti da quanti anni? Sette. Da sette anni, con una fatica, diciamo, immane. Lei e tutte le persone che sono vicine, è una cosa, diciamo, che pochi possono capire. Solo chi sta dentro la professione può capire qual è la fatica immane, veramente. Per cui veramente io ringrazio per la scelta, diciamo, tutti gli organizzatori, e poi devi dire qualcosa. Io provo a leggere, non ti emozionare. Allora, non ripeto sempre: premio giornalistico Enzo Aprea, prima edizione, associazione ex alunni del De Bottis di Torre del Greco, per la passione e il grande impegno che attorno alla sua professione di giornalista, per l'attitudine di espressione e il libero pensiero nella comunicazione. Dottoressa Antonella Lo Sapio, 20 dicembre 2021. Allora, raccontaci, dici come ti è venuta sette anni fa questa follia di fondare TV City. Buonasera, io veramente sono onorata di ricevere questo premio e vi ringrazio di cuore. Questa follia, Ottavio, è nata a me e ad un'altra persona che oggi è qui in sala, che è il mio socio e collega Ciro Gaglione. È difficile. Noi abbiamo già iniziato a lavorare insieme a Teletorre, quindi saluto e ringrazio anche il nostro collega Carmine Garofalo. E la passione per la TV non è mai sopita. Quando ci siamo per caso incontrati, abbiamo deciso di investire su noi stessi e di investire su questo territorio, perché questo territorio sentiva la mancanza di una TV locale. L'abbiamo fatto credendoci, con passione, con impegno e con coraggio, e nonostante le tante difficoltà che abbiamo incontrato in questi anni, nonostante le difficoltà che purtroppo ha un territorio come il nostro, non ci siamo mai fermati, non ci siamo mai scoraggiati, e siamo ancora oggi qui a raccontarvi
di questo territorio che noi amiamo tanto. Io veramente voglio dedicare questo premio, consentitemi, a mia madre, che mi ha lasciato 4 mesi fa. Io devo tutto a lei e ai miei genitori, che mi hanno sempre consentito di coltivare questa passione e di portare avanti questa professione. Scusate la mia commozione. Noi ci crediamo e siamo felicissimi di vedere qui questi giovani che hanno partecipato a questa prima edizione del concorso e ci auguriamo che sia la prima di una lunga serie. Io e Salvatore abbiamo gettato un seme, ma guardiamo lontano, con l'ambizione e con tutte, insomma, le caratteristiche che ci contraddistinguono. Ci auguriamo che questo premio possa andare avanti per i colleghi e soprattutto per i giovani, che tanti giovani si avvicinino a questa professione, che è una professione bellissima, una professione affascinante, difficile, ma veramente meravigliosa. Una professione di grande responsabilità e veramente di utilità sociale. Io ringrazio di cuore tutti, veramente non ho parole, avrei voluto dire tante altre cose. Ringrazio il mio amico e collega Salvatore Primo, la preside, Elisa Spagnolo, che ha sempre creduto a noi. Sono anni che collaboriamo, quindi per me stasera è una grande emozione tornare qui anche come ex alunna. E ragazzi, vi assicuro che la famiglia e la scuola sono tutto. Io ho cominciato qui e devo tantissimo alla formazione classica, davvero. La professoressa Carla Laverde, che è un tesoro per me, e il nostro presidente Ottavio Lucarelli, sempre sensibile e disponibile a tutte le iniziative dei colleghi sul territorio. Grazie di cuore a tutti. Al giornalista impegnato e dedito alla professione, con il bisogno costante di rinnovarsi e mettersi in gioco. Non il premio, ma il riconoscimento del suo operato. Consegna la targa all'ex alunno, non ho scritto dottore, non ho scritto giornalista. Per me lui è l'ex alunno, è il mio tesoriere. All'ex alunno Salvatore Perini. Ma Salvatore, ma tu ti senti un ex alunno? O invece noi giornalisti non rimaniamo alunni un po'? Voi rimanete sempre alunni. Allora, io ringrazio... La prima volta che mi trovo nella difficoltà di improvvisare qualche parola, però allora io ringrazio l'associazione, ringrazio la scuola, ringrazio tutti gli amici per questo momento. Io l'ho fatto perché sentivo, perché amo questa professione, Presidente, perché la tua presenza qui, la presenza dei colleghi lì e di tutti quelli che sono in sala è la dimostrazione per questi ragazzi che credendoci, volendoci, amandoci, vuol dire potendoci, quindi vuol dire che è possibile vivere, e noi questa lezione stasera diamo, che il sogno o il credere, l'amore e la passione portano il proprio frutto. Complimenti a tutti e un successo. Grazie Salvatore. Antonella Lo Sapio, oggi un sogno che diventa realtà, la prima edizione del premio giornalistico Enzo Aprea per dare dignità a tanti giovani, ma per dare dignità ad una città che di giornalisti ne ha dati e ne ha fatti davvero tanti. Un sogno che ho condiviso con te, Salvatore. Siamo partiti in punta di piedi, ma con l'ambizione di volare lontano. E la serata di questa sera è una grande soddisfazione per la partecipazione dei colleghi, per la partecipazione dei giovani studenti di tutte le scuole superiori di questa città, che con coraggio si sono cimentati in un concorso e hanno mosso i loro primi passi come giornalisti in erba. È un sogno che si realizza, e stasera ricevere questo riconoscimento dall'associazione ex alunni che ha promosso questo premio, per me è un grande onore come ex alunna di questa scuola e come giornalista che ha sempre creduto nella bellezza di questa professione, una professione difficile, una professione affascinante, una professione di grande responsabilità e a servizio della collettività. Con queste finalità TV City, la nostra emittente da 7 anni, porta avanti questo progetto sul territorio. Dedico questo premio a mia madre, che mi ha lasciato
4 mesi fa e ringrazio la mia famiglia. Devo tutto alla mia famiglia, la mia famiglia mi ha sempre sostenuto, ha sempre incentivato questo mio desiderio di fare la giornalista, per cui non posso che essere felice per insegnamenti ricevuti dalla mia famiglia e ringraziare tutti, ringraziare la mia redazione di TV City, ringraziare il mio socio e collega Ciro Gaglione. Da 7 anni portiamo avanti veramente, come dico sempre, con passione, coraggio e impegno questo lavoro. Grazie a tutti. Un pomeriggio di formazione con la partecipazione di Stella Cervasio e Simona Buonaura, con un focus sul rapporto tra giornalismo e letteratura. Io ho fatto sia la cronista che la giornalista di cultura. Ci sono vari modi per dirlo, però insomma le due cose sono diverse ma si assomigliano. Quindi non è che chi scrive per fare un racconto deve essere tanto poi diverso dal cronista. Siamo in una scuola, come incentivare le nuove generazioni a questa professione? È molto difficile in questo periodo incentivare questa professione, perché è una professione che sta cambiando, quindi noi la stiamo vedendo in corso di cambiamento. Io penso che però il modo di affrontarla sia sempre lo stesso, cioè bisogna avere curiosità, bisogna avere un fondo di cultura, bisogna conoscere bene l'italiano e possibilmente anche le altre lingue, e sapere al momento opportuno come diventare invisibile oppure come essere visibile senza esagerare. Il giornalista indaga sulla verità, il letterato invece parte da un altro punto di vista, e quindi è l'uso della parola che cambia. In che modo loro raggiungono la parola? È normale che il giornalismo è sul tempo, no, sulla quotidianità, la letteratura è immortale, punta all'eterno, ed è quindi bello vedere tutto questo excursus e vedere anche come tanti romanzi hanno avuto come giornalisti protagonisti per raccontare quella che è la vita di redazione. In chiusura la premiazione degli studenti, per tutti attestati di partecipazione. Un riconoscimento speciale ad un'alunna del liceo, Teresa Polese, per il punteggio più alto attribuito al suo elaborato dalla commissione. Sigla HS28. Chi è? HS28. Chi è? Viva le donne! Io l'ho detto che le donne... complimenti! È intervenuta anche la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, nonché ex alunna della scuola, Loredana Raia. È molto bello che si riparta dalla cultura. Ecco, chiudere questo 2022 qui a Torre del Greco, al Liceo De Bottis, ripartendo da un messaggio potente come quello della cultura, quindi che i ragazzi hanno incarnato molto bene, secondo me, anche negli elaborati che hanno prodotto. Li ho visti appassionati, coinvolti, a tratti emozionati, come emozionato era il vincitore del premio Enzo Aprea, Dario Ricciardi. Penso che sia stato anche un bel segno, un simbolo, per dire che anche attraverso la scrittura, la lettura e la cultura si possono abbattere le barriere.